dire, sfogliando gli annuali del Regno d'Italia dopo il 1860-61, si vede che diminuisce in maniera forte l'analfabetismo, aumenta in maniera forte il processo di costruzione di infrastrutture, strade, ferrovie e così via. Aumenta l'età, l'aspettativa media di vita. Insomma, ci sono molti indicatori che ci fanno capire che fra il 1860 e il 1880 le condizioni di vita degli italiani migliorarono sensibilmente. Mi fermo al 1880, poi dopo entriamo in un'altra serie, come dire, di valutazioni politiche sulle politiche economiche, no, dei governi italiani. Però in questi 20 anni, no, si ha questo grande cambiamento. E possiamo aggiungere poi a questi dati grezzi, insomma, che in maniera grezza vi ho esposto, un altro elemento che attiene alla politica internazionale. L'Italia prima del 1860 era una nullità dal punto di vista politico. Metternich, no? L'Italia è un'espressione geografica, insomma. Era una nullità. Era, come dire, il campo preferito dalle potenze estere che sul suolo italiano, come dire, giocavano la partita dell'egemonia in Europa. Era un campo di battaglia. Ininfluente, i suoi stati erano ininfluenti dal punto di vista politico a livello internazionale, come erano ininfluenti la maggior parte, qui possiamo dire, degli stati della Germania. Noi dobbiamo tenere sempre presente che nel 1860 e nel 1870 si verificarono due grandiosi eventi che cambiarono gli equilibri politici internazionali quali si erano stabilizzati in Europa almeno a partire dal XVI secolo. Cioè la nascita di un forte Stato italiano e la nascita di un forte Stato tedesco, no? Quindi la nascita del Reich in Germania accanto alla nascita del Regno d'Italia, e cambiano le cose. L'Italia diventa una potenza europea, e fra le prime 5, le prime 6, no? La Germania, l'impero tedesco pure, sono cambiati completamente gli equilibri. Ecco, un solo esempio per farvi capire cosa era l'Italia, e nella fattispecie il Regno delle Due Sicilie, che pure era il più vasto, il più popoloso dell'Italia e così via, cosa erano questi stati nel concerto delle potenze europee. Voi sapete che la Sicilia era dotata di una importante industria mineraria per quel che riguarda lo zolfo, no? Vi erano miniere di zolfo in Sicilia che rifornivano di questo materiale tutti i paesi d'Europa in cui vi fosse una siderurgia, d'Europa e anche d'America, in cui vi fosse una siderurgia avanzata. Bene, il monopolio del commercio degli zolfi era in mani inglesi, cioè erano gli inglesi a sfruttare queste risorse, gli inglesi che avevano sempre il sogno siciliano, no? Io dico in una parte del mio libro, volevano fare della Sicilia una grande Malta, no? Già erano a Malta, quindi volevano. Bene, il controllo delle miniere era in mano inglese. Quando il governo borbonico si azzardò a contattare e a firmare anche dei nuovi contratti con ditte francesi, contratti più vantaggiosi rispetto ai contratti inglesi, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, protestò, inviò navi da guerra, il Regno delle Due Sicilie era quello che era di fronte alla Gran Bretagna, per cui Ferdinando II fu costretto a cedere
e quindi a strappare i contratti, no, già stilati con i francesi. E bisogna, e quindi tornare, no, al controllo inglese sugli zolfi. Gli inglesi controllavano anche il Marsala, la produzione di vino e così via. No? E bisogna dire che anche la Francia era quella che era, insomma, eh? E quindi i francesi chiesero un fortissimo indennizzo perché il contratto era stato strappato e non era stato rispettato. Ecco, questo con un unico esempio per farvi capire cosa erano queste realtà politiche italiane nell'Europa degli stati nazionali, nell'Europa del nazionalismo. Ora, il fatto che dal 1860 la Gran Bretagna e la Francia dovessero avere a che fare con un regno d'Italia e il fatto che dal 1870 dovessero avere a che fare anche con un impero germanico, no, cambia profondamente le carte in tavola e come dire, rimescola gli equilibri che come dire, si erano trascinati dal passato. Ora, un'ultima cosa, credo. Posso... Anche due altre cose. Allora, quando noi parliamo di risorgimento, sempre a livello di interpretazione, no? Quando parliamo di risorgimento, ci dobbiamo porre un problema, un quesito, no? Quando inizia e quando finisce il risorgimento. Bene, non è semplice, no, da stabilire né quando inizia né quando finisce. Chiaramente noi possiamo dire oggi, no, che il risorgimento può essere terminato nel 1861 con la proclamazione del Regno d'Italia. Però c'è stata la terza guerra d'indipendenza del 66, e va bene, però c'è stata nel 1870 la presa di Roma. Grosso modo possiamo dire che è nel 1870 che termina il risorgimento. Vabbè, voi dite, vabbè, Trento, Trieste e così via, lì il discorso è diverso perché facevano parte, come dire, dell'impero austro-ungarico e non erano paesi dominati come la Lombardia, no, fino al 1859, erano le componenti italiane di questo impero multinazionale. Comunque possiamo dire che è terminato nel 1870. Però intanto diciamo che ogni periodizzazione è una interpretazione, cioè la periodizzazione non è mai neutra. Cioè, il fatto che si dica il risorgimento è finito nel 61 per qualcuno può significare che Roma poi sta a parte, Venezia sta a parte, no? E dire nel 66 un'altra cosa, dire nel 70 e qui credo che siamo tutti più o meno d'accordo. Ogni periodizzazione, dicevo, è una interpretazione e ai tempi del fascismo non si diceva che il risorgimento è terminato nel 1870, mancava appunto Trento, Trieste, poi si disse anche Bolzano, che con l'Italia non c'entrava niente, poi si disse anche Fiume e così via. E quindi il risorgimento sarebbe terminato con la prima guerra mondiale, che in alcuni testi, anche quelli che studiavamo noi alle elementari, veniva definita la quarta guerra d'indipendenza, no? E invece è tutt'altra cosa, insomma, la prima guerra mondiale.